Come la postura influenza la nostra comunicazione e la nostra psiche. Cos'è la postura? La postura non è altro che la posizione più idonea del nostro corpo nello spazio. È la relazione che vi è tra i segmenti scheletrici per attuare le funzioni dette anche antigravitarie, ovvero il mantenimento dell'equilibrio, con il minor dispendio energetico sia in condizione statica che stazionaria. A tutto questo concorrono fattori neurofisiologici, biomeccanici, psicoemotivi, relazionali e certamente legati all'evoluzione della specie. Questa definizione è stata coniata per la prima volta dal dottor Scopa nel 2011 e pare essere quella più completa. Un'altra invece proviene dalla dottoressa Kendall, che nel 2005 definisce la postura come quello stato di equilibrio muscolare e scheletrico che protegge le strutture portanti del corpo umano da una lesione o da una deformazione progressiva, nonostante la posizione in cui queste lavorino, oppure oppongano resistenza. Il legame tra postura e movimento è strettamente collegato. Per questa ragione, nel 1983 introducono per la prima volta il concetto, o si introduce per la prima volta il concetto di capacità cinetico-posturale, che include la capacità di reagire, compensando le perturbazioni posturali e limitandone così l'effetto negativo sulla stabilità naturalmente del corpo umano. Tale capacità sembra dipendere sostanzialmente dall'integrazione delle informazioni somatosensoriali, visivo e vestibolari. Per intenderci, il sistema somatosensoriale è composto dalla corteccia somatosensoriale che si occupa della ricezione degli stimoli sensoriali e dalle vie somatosensoriali che si occupano invece di trasferire le informazioni dalla periferia fino alla corteccia somatosensoriale. La funzione principale di questo apparato è la percezione corporea e naturalmente degli stimoli esterni. L'apparato visivo si occupa della percezione di tutto ciò che sta attorno a noi, mentre il sistema vestibolare è tutto ciò che si occupa invece dell'equilibrio e della capacità di capire dove siamo, dov'è il nostro corpo nello spazio, attraverso dei sistemi che sono presenti all'interno del nostro apparato uditivo. Cosa c'entra tutto questo con la nostra psiche e con tutte le dinamiche che si svolgono nelle interazioni comuni tra esseri umani per diventare più abili come comunicatori? Beh, vi spiego tutto subito. La nostra postura non ha solo la funzione antigravitaria, ovvero contrastare la forza di gravità, ma determina veri e propri cambiamenti nel profilo emotivo, quando questa assume certe forme. Facciamo un esempio. Solitamente, quando ti immagini una persona sicura di sé, come te la immagini? Come te la raffiguri mentalmente sotto il profilo posturale e fisiologico? Ha per caso una postura rannicchiata e curva su se stessa? Beh, io penso proprio di no. La testa rispetto al corpo, che posizione ha? Come tiene il tronco questa persona? Dove mantiene le braccia questa persona? Come e dove sono orientati i suoi piedi? Se invece ti chiedessi di immaginarti una persona depressa, a livello posturale, come sarebbe questa persona? Come avrei potuto notare e intuire, dunque, un certo assetto mentale provoca conseguentemente un certo assetto posturale. Ma com'è vero questo, lo è anche il verso opposto. La postura, infatti, influenza il nostro stato emotivo. Come ti chiami? Jamie Randall. Jamie, certo, ok, scusa. Qual è il tuo gioco? Il mio gioco. No, scusami, certo, a questo punto dovremmo parlare di noi e di cosa abbiamo studiato al college. Hai dei bellissimi occhi. Tutto qui è il meglio che sai fare. Dico sul serio, sono bellissimi. Beh, grazie. Vediamo che altro. La mia infanzia, quando mi sono ammalata. Sei sempre così perfida. Veramente così è quando sono gentile. Bene, adesso prendiamo la scena di questo film e concentriamoci sulle posture. Il mio obiettivo qui non è analizzare tutta la conversazione per capire se i personaggi in questione stiano andando in una certa direzione o stiano facendo determinate scelte comunicative per certi motivi, ma piuttosto analizzare i loro assetti posturali per farvi capire come il corpo tende ad adattarsi quando ci si interfaccia con qualcuno. Sono intenzionato ad analizzare la postura senza entrare nel dettaglio, in quanto non avendo visto il film dall'inizio e nella sua interezza rischierei di malinterpretare certe azioni. Dunque, focus sugli assetti posturali e sulla gestualità che determina certi cambiamenti a livello comportamentale.
mi concentrerò principalmente sulla ragazza, perché è quella che tenderà a muoversi maggiormente, anche se la postura del ragazzo avrà un forte impatto proprio perché è minima. La ragazza arriva e si appropria del posto di fronte al ragazzo. Lo fa portando la sua roba e posandola sul tavolo in modo deciso, tanto da generare un suono sordo. La sua dichiarazione in questo caso è: sono intenzionata a stare qui. Non è un posso accomodarmi, è un voglio. La prima cosa che si può notare è un gesto fatto di proposito, quello con la mano, seguito poi dallo sporgere il busto in avanti. Questa variazione è dovuta all'interessamento. Le persone, quando si interessano, si sporgono in avanti. Perché? Perché vogliono qualcosa. Esprimere non volere implica allontanarsi da qualcosa, dunque fisicamente la reazione è ovvia. Ma andando avanti, osservando le spalle della ragazza, si può notare come per una frazione di secondo tenda a scomodarsi dalla sedia, cercando di aggiustarsi. Come se fosse scomoda e barcollasse da una parte all'altra. Questo va in riferimento a ciò che ha affermato prima. È chiaro che sa già chi ha di fronte, altrimenti non avrebbe compiuto il gesto iniziale con la mano e ne l'avrebbe sbattuta sulla coscia come per dire «guarda cosa mi tocca fare». Sa già il suo nome. E quella simmetria posturale me lo conferma. Come ti chiami? Jamie Randall. Jamie, certo, ok. Infatti, subito dopo, lui gli risponde con una domanda incapsulata nel suo tono di voce. Jamie Randall. Jamie, certo, ok. Come per dire, non ricordi? Lui non si scompone più di tanto, ma fa cadere la mano a terra come se avesse in un qualche modo perso. Jamie Randall. Non che si vuole arrendere, ma è come se per un attimo non fosse riuscito a farsi ricordare. Ed è esattamente quello che lei gli vuole far credere. È chiaro? L'istante successivo, lei, da busto in avanti, raddrizza la schiena. Porta la faccia verso l'alto come per recuperare l'informazione, ma non è altro che una finta. Me lo fa credere il fatto che lei ha bene in mente chi sia. L'informazione è proprio lì. Una persona che non ricorda il nome di qualcuno vaga a vuoto per qualche istante ricercando informazioni sotto forma di immagini, suoni o sensazioni all'interno della sua mente, che gli facciano in un qualche modo riagganciare ciò che gli occorre, se naturalmente quell'informazione è presente. Lei invece è come se lo avesse esattamente stampato di fronte a sé, nella sua mente. Osserva. Controconferma subito dopo il tono di voce discendente, come dandolo per scontato. Sì, certo, ok, scusa. Qual è il tuo gioco? Si scusa infatti in modo superficiale, nel mentre riporta il busto in avanti preparandosi nuovamente a passare a qualcosa che vuole e a cui è interessata. Fargli capire che ha capito dov'è che lui vuole andare a parare con le donne. Mi certo, ok, scusa. Qual è il tuo gioco? Lui, con una domanda retorica, passa la palla nuovamente a lei. Il mio gioco? Non afferma di non avere un gioco, e né di averne uno, ma vuole capire dove si vuole spingere. Al che lei arretra leggermente con il busto, per una frazione di secondo, e esorta con un... No, scusami, certo. Volendo affermare, come se non mi avessi capito. Successivamente compie due rapidi gesti con la mano nel mentre. No, scusami, certo. Uno è un puntare il dito come per dire, sei tu che fai così. Dopodiché, portando pollice e indice a V verso la bocca, ritrae un'espressione di falsa riflessione, in quanto in questo caso sono più propenso al pensare che significhi meglio che blocchi le mie parole prima di diventare offensiva. E subito dopo rientra nei binari, dimostrandogli che sa bene come si comporta. Mette la mano sul bicchiere e lo sposta leggermente di lato, come per eliminare le barriere. Ma, coerente con ciò che dice, porta il busto indietro e afferma: a questo punto dovremmo parlare di noi e di cosa abbiamo studiato al college. A questo punto dovremmo bla bla bla. Non usa il dobbiamo. A questo punto dobbiamo. Questo significa che per quanto lo si dovesse fare, non lo si farà. E, certa di aver centrato il bersaglio, si riprotrae in avanti, interessata alle prossime parole che usciranno dalla sua bocca. È chiaro che le posture dei personaggi fanno comprendere, in modo molto accurato, come si sta evolvendo la conversazione. Mi capita spesso, e di continuo, lavorando appunto come preparatore sportivo e personal trainer, di vedere persone arrivare con posture completamente chiuse, scorrette o disallineate. Fortunatamente ci sono anche quelli che sono ben allineati, che hanno una buona postura, certamente. Ma purtroppo buona parte delle volte è ciò che accade. Diciamo che la loro faccia, per le persone che naturalmente hanno degli scompensi grossi, non fa altro che riflettere il modo in cui il loro corpo si è adattato nello spazio.
Casualmente, quando gli faccio notare che la loro postura deve essere migliorata e mostro loro la posizione che dovrebbero assumere e mantenere durante le loro giornate, il loro volto cambia di conseguenza. Dopo che praticamente hanno sviluppato tutta una serie di abilità dettate dall'allenamento fisico, dall'allenamento mentale e via dicendo, e la loro postura cambia completamente, radicalmente, queste persone cambiano anche sotto il profilo dell'umore, sotto il profilo energetico, ovvero nella loro capacità di produrre energia, sia nell'esecuzione degli allenamenti che nella loro propensione con il quale queste persone si approcciano alla vita al di fuori della struttura sportiva e naturalmente anche con gli altri. Tu mi dirai sì, ok, ma in che modo la postura influenza il nostro umore? Nel pratico. Ti faccio un esempio semplice. Pensa alla tua abilità di respirare. Quando respiri, i tuoi muscoli lavorano per permettere ai tuoi polmoni di poter inalare una certa quantità d'aria che verrà poi impiegata nei vari meccanismi energetici dopo che appunto verrà estrapolato l'ossigeno. Come accade nel gonfiare un palloncino, se io strozzassi il 20 o 30% della sua porzione superiore, quello che accadrebbe sarebbe diminuire la sua capacità di immagazzinare l'aria al suo interno. Dico bene? Dunque, se le tue spalle sono in avanti, interruotate, comprimono la cavità toracica, beh, indovina cosa succede, indovina cosa accade. Parte della tua capacità polmonare ne verrà compromessa, oltre al fatto che cambia anche la mia capacità di parlare, effettivamente. Questo andrà a diminuire di conseguenza la tua capacità di ossigenazione, che influirà sulle tue capacità di produrre energia e di tenere in funzione quelle che sono le più alte abilità cognitive. Questo deprimerà il sistema rendendolo meno efficiente. E un corpo e una mente poco efficiente, come conseguenza, non stanno al top. Quando una persona non sta al top, che umore ha? Una persona che si sente sempre scarica o poco efficiente, come si sentirà? Sarà in grado di elaborare pensieri complessi o di comunicare efficacemente tanto quanto lo sarebbe andando a pieno regime? Beh, queste persone non esprimeranno di certo gioia o vitalità e né lo trasmetteranno agli altri, questo è chiaro. Ma se le nostre abilità di pensiero e di sentirci bene dipendono in larga misura dalla nostra postura, nella comunicazione questa fa una differenza abissale. Una persona che deve negoziare con voi su un possibile acquisto sa bene quanto avere un atteggiamento che porti la persona che ha di fronte a lui a sentirsi a proprio agio sia importante. Per che cosa? Per il successo e la conclusione del possibile affare. Se un tizio arrivasse da voi con voce stridula, bassa, si avvicinasse con timore mantenendo gli occhi rivolti completamente a terra, la sua postura che richiama il voler fuggire dalla situazione, vorreste davvero farci affari? Vorreste davvero fare affari con una persona di questo genere? Ci fareste affari? Il vostro modo di comportarvi con il vostro corpo deve infondere sicurezza, vitalità, capacità di controllo e di gestione emozionale. Un cane non parla la nostra lingua, vero? Non parla la tua lingua, ma se hai paura se ne accorge. Da cosa se ne accorge? Da come usi il tuo corpo, da come utilizzi la tua postura, il tuo assetto posturale. Se ti spaventi, ti attacca. Paradossalmente, lui, se ti stesse rincorrendo e tu ti fermassi di colpo e iniziassi ad andare contro di lui, si fermerebbe. E probabilmente sarebbe lui a indietreggiare. Questo naturalmente è un semplice esempio per farti capire come la fisiologia influenza la reazione nel cane in questo caso. Ma il cane non è diverso dall'uomo in quanto a reazione sotto il profilo della postura, dell'atteggiamento non verbale. Gli esseri umani reagiscono al non verbale delle altre persone. Tu reagisci al non verbale delle altre persone, alla postura delle altre persone. Sai che una persona sta in un certo stato se ha una certa postura e le persone sanno che tu stai in un certo stato se tieni una certa postura. Ma se volessi farti un'idea più precisa di cosa intendo con posture e segnali non verbali, sul mio sito web puoi trovare un esercizio mirato che ho creato aperto a tutti, nel quale puoi esercitarti e fare un pochino di pratica comprendendo specificamente cosa intendo.
lavora sulla tua postura sia attraverso l'allenamento fisico sia allenando il tuo assetto mentale. Abituati a cambiare postura durante le tue giornate per trovare quella che ti rende più efficiente, quella che ti rende più energico. Se devi studiare, metti il PC di fronte agli occhi. Metti il PC di fronte alla tua faccia, il monitor di fronte alla tua faccia. Questo ti aiuterà a mantenere una soglia d'attenzione più alta, proprio perché i segnali inviati dal sistema vestibolare trasmetteranno al cervello in che momento specifico della giornata ti trovi. Il letto, per intenderci, è orizzontale per un motivo. Le persone non dormono in piedi per un motivo. Dunque, ricapitolando, migliore postura, maggiore benessere. Maggiore benessere, migliore capacità di comunicare. Migliore capacità di comunicare significa maggiore attrazione a tutto ciò che ne consegue. Qui si conclude questa miniserie sulla comunicazione efficace. Sicuramente la prima, ma nemmeno l'ultima. Due filoni collegati, comunicazione efficace e miglioramento personale, che continuerò a portare avanti nel mio canale. Se ti è piaciuto tutto ciò, fammelo sapere naturalmente con dei commenti. Mi occuperò personalmente di rispondere a tutti quanti e sarò felice di fare in modo che tutte le informazioni, tutte le nozioni future possano essere quanto più di valore possibile, che possano apportare quanto più valore possibile. Inoltre ci sono e ci saranno degli sviluppi futuri legati sia al canale che a tutto quello che è il lavoro che svolgo. Per quanto riguarda il canale, ho intenzione di aprire la sezione premium. Sono intenzionato a creare una diretta a settimana, o meglio a sviluppare una diretta a settimana, entrando più nel pratico. Potrò rispondere a domande specifiche da parte vostra, su quelle che sono anche le argomentazioni che magari più vi interessano. Mi occuperò di miglioramento personale e di comunicazione efficace. Se tutto questo può farti piacere, fammelo sapere, sarò felice di prenderlo in considerazione, di prendere in considerazione tutte quelle che sono le aspettative, i punti di vista e anche quelli che sono i pareri discordanti, perché no, certo. Chiaramente tutto ciò che riguarda le ulteriori settimane a venire, terrò delle dirette aperte a chiunque volesse interfacciarsi con me, nel quale tratteremo di questi argomenti specifici del quale abbiamo tastato il terreno, iniziato a tastare il terreno. Metterò a disposizione tutte queste lezioni sul mio sito con le trascrizioni annesse. A questo punto non mi resta che salutarti. Se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti, clicca sul bottone e la campanella e tieniti aggiornato. Noi ci vediamo nel prossimo video.